Buongiorno! In questo video conclusivo ti dico che non ti farò fare nessun esercizio. In realtà il nostro cammino si è concluso ieri, ma oggi voglio solo congratularmi con te per aver visto tutte le cose splendide che risiedono in te. Sono certa che la tua parte più elevata gioisce di ciò e mi auguro che la tua parte razionale si sia finalmente convinta ad accettare l'invito ad esprimere tutto ciò che di meraviglioso risiede in te. Me lo auguro sinceramente dal profondo del cuore, perché tutto quello che tu sei è utile anche all'umanità oltre che a te stesso. Sai perché ti dico questo? Tu sei come una tessera di un puzzle perfetto che si rende imperfetto a causa della mente. Ma quando ricordi chi sei, diventi un incastro perfetto nel processo evolutivo del pianeta. E c'è bisogno di te, che tu ricordi chi sei, che tu stimi ogni aspetto di te e che ti permetta di esprimerti per ciò che sei realmente. Nessun puzzle è completo senza una tessera. Sii quell'incastro perfetto. Il prodotto di una sana autostima è quello di essere tutto ciò che sei, senza sovrastrutture, senza maschere, senza pregiudizi, senza autogiudizi e senza sentirti misero. Quello non sei tu, anima in risveglio. Molte volte nella nostra quotidianità le persone si lamentano della stranezza di certe esperienze, di certi incontri, di certe situazioni, di alcuni fatti e rapporti che gli creano sofferenze, mortificazioni, ma anche delusioni, confusione, ansie, ma anche paure. Le persone non si pongono l'impegno della consapevolezza, della comprensione del perché delle cose, si barcamenano tra un evento e l'altro, cercando soluzioni e un po' di pace. E talvolta ci riescono pure, ma sono alla mercé dei loro impulsi inconsci e della logica degli eventi. Attraverso questo cammino nella direzione dell'autostima ho voluto condurti in un viaggio dentro di te, affinché tu possa riconoscerti quale essenza divina. Ricorda, quando provi dolore è perché sei incastrato in qualche modo nell'identificazione delle ferite. Comprendere di chi sono le voci che parlano nella tua mente, riconoscere quali clan o coscienze collettive parlano in te, vedere le tue dipendenze, le tue fughe, le tue paure, ti permette di lavorarle e disidentificarti da esse. Quando ti disidentificherai da tutto ciò, potrai esprimerti come pura essenza attraverso il tuo corpo e la tua mente. Buon viaggio in direzione autostima. Un abbraccio di luce e grazie per questo percorso insieme. Con amore.